Eccoci, buonasera, buonasera amici di Vision 99 Fishing, ben ritrovati, sono le 21:03 di martedì 12 aprile e questa sera proseguiamo con i tutorial di pesca, in compagnia di Massimo Ardenti, CT della Nazionale, testimonial Colmice, un'enciclopedia vivente, il nostro Massimo Nazionale che andiamo subito ad aggiungere in diretta. Buonasera Massimo, come stai? Buonasera Valerio, buonasera a tutti, benissimo. Molto bene Massimo. In realtà noi ci siamo già anticipati con una prima puntata di questo format insieme a te con il tutorial di pesca, pesca all'inglese, quindi questa è la seconda live in realtà. E proseguiamo quindi diciamo, il nostro percorso nella conoscenza di questa tecnica di pesca veramente molto molto interessante. L'altra puntata è stata seguitissima, abbiamo avuto tantissimi commenti, tante interazioni con i nostri amici pescatori che, Massimo, come tu ben sai, possono seguire questa live streaming su Vice99 Fishing attraverso ben quattro piattaforme, ossia gruppo Facebook, fanpage, canale YouTube e sito internet vice99fishing.com. Direi che abbiamo introdotto l'argomento, possiamo partire con la sigla, però Massimo, questa volta io te la faccio lanciare a te perché ci ho preso gusto. Ti faccio lanciare la sigla del tutorial di pesca. Voglio vedere come te la cavi. Allora, signore e signori, attenzione, sigla! Spettacolare. Molto bene Massimo, molto bene. Allora, ben ritrovato e ben ritrovato soprattutto a un pubblico che ci sta seguendo veramente con grande affetto. Facciamo un attimo una brevissima sintesi, ecco Massimo, per chi fosse per la prima volta alla visione di questa live tutorial di pesca, per spiegare in 2 secondi di cosa si tratta. Abbiamo deciso di fare dei tutorial in live streaming con i personaggi della pesca di livello nazionale e internazionale. Per ogni tecnica di pesca avremo un ospite in particolare. Abbiamo parlato con Gino Soffritti del Trotalago, abbiamo affrontato le tematiche del surf casting con Roberto Ripamonti e adesso stiamo proseguendo con Massimo Ardenti sulla pesca all'inglese, seconda puntata, appunto, disponibile poi tutto in podcast. Mi raccomando, andate poi a visualizzare tutto quanto sul sito internet vice99fish.com. Ma andiamo al dunque. Allora, Massimo, facciamo un breve riepilogo dei punti salienti che abbiamo toccato nella prima puntata. Abbiamo parlato delle canne da pesca, proprio dell'attrezzatura vera e propria, insieme ai mulinelli e ai galleggianti e anche al filo. Noi questa sera proseguiamo, se sei d'accordo, con il tema delle lenze che avevamo, diciamo, iniziato nella scorsa live, ma in realtà poi avevamo dovuto così mettere un attimo in stand-by. Se sei d'accordo, ti lascio la parola per riprendere questo argomento. Benissimo. Noi dunque la scorsa puntata abbiamo fatto un'introduzione soprattutto facendo un po' di chiarezza, una vetrina sui materiali più idonei per praticare la pesca d'inglese, mulinelli, canne, filo, galleggianti, eccetera. E questa sera finalmente andiamo a pesca, quindi questa sera parleremo di come operare le nostre scelte in funzione di una condizione, di uno spot ben preciso. Quindi questa sera sicuramente è più interessante, insomma, questa sera si pesca, Eh già, quindi va molto bene. siamo pronti, siamo prontissimi Massimo, anche i nostri amici,
ti iniziano a salutare Alessio Bellini, Marcello e anche altri, insomma, già iniziano i primi saluti. Prego, Massimo. Dunque, entriamo un pochino nel mondo delle lenze, però dobbiamo, al di là della geometria di una lenza specifica per una situazione o per un'altra, noi dobbiamo fare alcune considerazioni per quanto riguarda la pesca all'inglese, ovvero noi nella pesca all'inglese, al contrario della bognese o della canna fissa o della ruba sienna, nella pesca all'inglese abbiamo la nostra struttura, la nostra lenza, che è divisa in due parti, ovvero c'è la parte che ci permette il lancio, che è la pesantezza del galleggiante. Come sapete, la maggior parte dei galleggianti ormai sono quasi tutti a peso variabile, e la maggior parte dei galleggianti, essendo a peso variabile, ci danno la possibilità di togliere del peso dal galleggiante per trasferirlo sulla lenza. Ora, attenzione, abbiamo diviso la lenza pescante con il galleggiante, perché il galleggiante poi è una parte della lenza ben definita. Vi faccio un esempio: se io dal galleggiante tolgo 5 grammi di dischetti e metto al posto dei 5 grammi di dischetti una sfera di piombo da 5 grammi, ho realizzato il classico pallettone. Poi al di sotto della biglia posso unire la biglia con la lenza che più ritengo opportuna, e ne parliamo. Però focalizziamo un attimo questo concetto: ho tolto 5 grammi dal galleggiante e li ho trasferiti sulla lenza. Ora, se io utilizzo questa soluzione su un fondale molto importante, la funzione della biglia è quella di farmi scendere velocemente la lenza in pesca. Immaginate che sto pescando in un lago profondo 9-10 metri o addirittura in un ambito portuale dove posso trovare anche profondità superiore, ma sono sufficienti 6 metri, 7 metri per giustificare la necessità di una biglia, sempre ammesso che io debba pescare sul fondo, perché poi per le pesche a mezz'acqua o addirittura a galla chiaramente non serve e assolutamente non sarebbe giusto utilizzarla. Ora, quindi, abbiamo tolto questi 5 grammi e li abbiamo messi sulla lenza. Perché? Perché devo scendere velocemente o perché devo affrontare una corrente importante che non mi fa mantenere perpendicolare la lenza, quindi ho bisogno di una lenza più pesante che mi renda la lenza perpendicolare il più possibile nei confronti del fondo. Però immaginate che io questa biglia, più comincio a ridurre il fondo, che succede? Questa biglia si avvicina al galleggiante, e quando sono arrivato nei pressi del galleggiante devo considerare la biglia a quel punto non più come una parte della lenza, ma la posso considerare come una parte del galleggiante. Questo serve per focalizzare questo concetto. Allora, la pesca all'inglese ci dà la possibilità di pescare con lenze della leggerezza voluta, cioè noi vogliamo pescare a 50 metri, che è una distanza importante, che con la bolognese occorrerebbe un galleggiante, non so, da No, pesantissimo. almeno da 15 grammi, ma diciamo un 20 Anche di grammi, più, anche di più, sì. dove il piombo lo devo mettere sulla lenza. Io col galleggiante all'inglese, metto questo piombo, lo trasferisco sul galleggiante. Lo posso anche tenere
appena al di sotto del galleggiante stesso. Perché? Perché praticamente se io metto questa biglia da 5 grammi 30 centimetri al di sotto del galleggiante, in qualche modo è come se io avessi allungato il galleggiante di 30 centimetri. E questo conferisce più stabilità. Perché ho fatto questo discorso? Perché spesso ci possiamo trovare anche nella condizione di pescare su fondali bassi, dove la biglia non serve assolutamente, però sotto l'azione prepotente del vento, di una corrente importante, di una situazione di turbolenza particolare che ci fa correre il galleggiante. Se noi togliamo del peso dall'ottone, dal piombo del galleggiante e lo trasferiamo sulla lenza appena al di sotto del galleggiante, stabilizziamo il galleggiante perché è come se lo allungassimo, però godremmo sempre della parte pescante della lenza nella sua leggerezza, che è quella che abbiamo stabilito che debba Che andare deve via, essere. che deve essere. Chiaramente cosa diversa è, come abbiamo fatto l'esempio prima, dobbiamo pescare in ambito portuale su un fondale di 12 metri a cercare le orate, i salaghi, quello che sia. Beh, a quel punto la biglia sicuramente serve perché ci deve portare la lenza in maniera netta, perpendicolare, fino a 2 o 3 metri dal fondo, dove poi al di sotto della biglia ci sarà la lenza che più riteniamo opportuna. Quindi la biglia è un veicolo, in fin dei conti, è un veicolo che Certo, è un mezzo, certo. ci permette di portare tutta la struttura della lenza fino al punto voluto, dopodiché entra in azione la parte pescante. Se peschiamo su 2 metri d'acqua non abbiamo bisogno della biglia, ma perché? Perché la biglia è rappresentata dal galleggiante stesso. Non Certo. so se il concetto, non so se è chiaro, però. No, secondo me è chiaro e penso che sia anche molto affascinante, nel senso Sì, è che la pesca particolare. all'inglese ti dà una serie di variabili molto, molto interessanti che poi possono essere sfruttate a seconda delle esigenze. E questo, secondo me, è che la rende veramente unica nel suo genere. È veramente notevole il numero globale di soluzioni a seconda di quelle che sono le esigenze. Guardate, con la pesca all'inglese, se utilizziamo i riferimenti per la distanza, ovvero mettiamo un fiocchettino, possibilmente fluorescente, perché dopo fatichiamo a vederlo se abbiamo un brutto contrasto di luce, un fiocchettino che sta alla distanza voluta, che quando lanciamo il fiocchettino esce fuori dalla canna. Andiamo a recuperare, il fiocchettino entra negli anelli e al di là del rumore che provoca sugli anelli mentre entra, lo vediamo perché è fluorescente. Poi i fiocchettini vanno fatti con i baffi molto lunghi, vanno fatti Certo. con baffi di 3 centimetri senza nessun problema. E se non riusciamo a lanciare dritto, dritto nel senso che abbiamo riferimento che sia un palo della luce, la cima di un monte, un silos che vediamo sulla sponda opposta. Se noi lanciamo lì, in quella direzione, e recuperiamo fino al fiocchettino, noi riusciamo a pescare con una precisione impensabile con un altro attrezzo a quella distanza. Riusciamo a pescare con una precisione eccellente, voglio dire, entro il metro, metro e mezzo di diametro di un cerchio Certo. a distanze siderali, cioè a 50-60 metri. E questo è un grosso vantaggio, chiaramente essere così precisi, ma ci crea il problema che poi dentro quel cerchio dobbiamo anche pasturare. E questo è un problema un po' più grande perché lanciare la pastura a distanze molto lunghe
la precisione comincia a mancare chiaramente. Più andiamo a spargere la nostra pasturazione in un raggio dal nostro galleggiante, in un raggio ampio, e meno sarà efficace questa pasturazione, chiaramente, perché Quindi, va a disperdersi. Massimo, la distanza che è uno dei fattori, diciamo, più evidenti, no? Che rappresentano un vantaggio, in termini, no, di opzioni. Per il pescatore, però, d'altro canto, può diventare un'arma a doppio taglio, perché nel senso più ci allontaniamo e più abbiamo la problematica della pasturazione, giusto? Certo, infatti quando si affrontano delle gare all'inglese Sì. si sceglie sempre la distanza abbastanza lunga per avere continuità di abboccate, Ma non ma troppo, ma non molto. abbastanza Certo. corta per conservare un grado di precisione che sia sufficiente a tenere bene in attività la pescata. Quindi c'è sempre, a Corbara, ad esempio. Adesso inizio stagione, si può pescare anche a 25-30 metri, ma quando è stagione piena e tutto quanto, la pesca si sviluppa intorno tra i 20 e i 25 metri. Pescare a 20 metri con una canna all'inglese è una cosa abbastanza banale, non c'è niente di particolarmente difficile. Uno poi si Certo. darà la bionda con gli elastici, fa cadere le palle tutte lì, quindi la pesca poi diventa abbastanza semplice. Ma è un vantaggio comunque della pesca all'inglese, perché comunque un attrezzo che peschi a 20 metri con la precisione dell'inglese non l'abbiamo, tra le nostre possibilità non ce l'abbiamo. Certo. Questo è. Massimo, intanto che stiamo proseguendo, no, in questa spiegazione. Arrivano i primi saluti e anche i complimenti, però sarebbe anche così un'opportunità che vogliamo dare ai nostri spettatori, quella di poter fare anche delle domande. Quindi se avete dei quesiti, delle domande sulle attrezzature, sulle montature o sull'azione di pesca, come in questo caso Massimo Ardenti ci sta sapientemente, insomma, descrivendo, potete scriverlo. Come potete interagire attraverso i commenti al video di YouTube, ma anche scrivendo nei commenti della diretta in onda in questo momento, in contemporanea, sia sul gruppo Facebook Vice99 Fishing, sia sulla pagina, sulla fanpage. Quindi iniziate anche tranquillamente a scrivere le vostre domande, poi durante la live, leggeremo i vostri commenti, le vostre domande per il CT Massimo Ardente. Allora, Massimo, abbiamo detto abbastanza fino adesso, ma proseguiamo se sei d'accordo in questa Proseguiamo, certo. scaletta, in questa scaletta che sembra infinita, ma di infinito secondo me c'è la passione che veramente ci accomuna tutti per la pesca, quindi quando si parla di pesca veramente non ci basta mai. Massimo, a te la parola. Sicuramente. Ora, una condizione imprescindibile per la pesca all'inglese, salvo determinate condizioni, voglio dire, se pesco su una spiaggia a 10-15 metri di distanza con la fiondata di Bigattino, provo a prendere le spigole, le orate e qualche sargo, a quel punto faccio un terminale molto lungo, mi poggio per terra sulla sabbia e non c'è problema. Ma un parametro indispensabile per la pesca all'inglese è quello di stabilire la profondità. Perché? Perché la Profondità. profondità poi. Perché noi possiamo appoggiare la nostra esca interna, possiamo tenerla appena staccata, possiamo dover essere sollevati dal fondo, perché magari c'è una situazione sia di attacchi sul fondo, qualche cosa, oppure dei pesci che mangiano naturalmente staccati dal fondo, perché operiamo una pasturazione che tende a perdere del materiale mentre scende.
La classica sondatura è importantissima. Perché? Perché poi dobbiamo sondare la distanza dove andiamo a pescare, e in maniera esatta. Quindi Ora. il sondare, la sondare bene prima ti permette poi di stabilire bene poi tutto il resto dei parametri, compreso anche la profondità, ovviamente. Sì, e poi, attenzione, altra considerazione. Sondare bene ci dà la consapevolezza di come catturiamo o non catturiamo. Ovvero, io affronto uno sport, non sondo, lancio e magari catturo tantissimi pesci, però a fine giornata io ho catturato molto, ma non so questi pesci come hanno mangiato. Hanno mangiato vicino al fondo, hanno mangiato attaccato al Certo. fondo, hanno mangiato a mezz'acqua. Quindi quello che poi diventa dietro un'accurata sondatura diventa ripetibile, ovvero in quel posto ho catturato i pesci a filo fondo. Perché? Perché ho sondato e so che quando catturavo la mia esca stava a filo fondo. Se Certo, non con la avessi consapevolezza. sondato, ho Certo. catturato pesci, che significa che non ho ripetibilità. E Certo. questo chiaramente Non va bene. no, non va assolutamente Non va bene. bene. Allora, Ci vuole questo. consapevolezza di quello che sta succedendo e perché sta succedendo, soprattutto per Okay. fare in modo che poi possa essere ripetuto con costanza. Questo è un concetto che avevi espresso anche nella precedente puntata. A volte, Massimo, perdonami se riprendo la parola perché c'è il collegamento internet che ogni tanto rallenta un po'. Allora, quando vedo che sta un po' in difficoltà la connessione, ne approfitto non per essere invadente, ma per coprire, diciamo, defiance. Ma ecco, adesso si è ripristinato, quindi ti lascio la parola. Allora, come sondiamo? Chiaramente, ragazzi, io vi dico quello che è il mio metodo, che non, assolutamente non è la Bibbia. Io vi dico il mio metodo, mi trovo Certo, certo, bene, e magari certo. alcuni di voi provandolo potrebbero avere giovamento, come magari ci sarà anche chi rimarrà ancorato, legato al suo sistema. Altri Allora, come sistemi. dobbiamo sondare? Per sondare l'aspetto che più dobbiamo salvaguardare è la perpendicolarità della sondatura, ovvero io devo dal galleggiante devo tracciare una linea retta e perpendicolare al galleggiante che va sul fondo, ovvero la distanza più vicina dal galleggiante al fondo, che è la linea perpendicolare. È certo. Come si ottiene questo qui? Questo si ottiene con. Ci sono due fattori importantissimi. Con un galleggiante che abbia una portata considerevole, cioè Notevole. notevole, Notevole. se Beh. dobbiamo sondare a 30 metri. È Non certo. facciamo con un galleggiante da 15 grammi, da 10 grammi, Certo. facciamo con un galleggiante da 25, un galleggiante pesante. Certo. E il galleggiante che porta 30 grammi deve essere il più leggero possibile, ovvero non deve avere piombi attaccati, deve essere il più sgrammato possibile, ovvero. Se il galleggiante porta 25, sarebbe ottimale che tutti questi 25 grammi stiano sulla sonda, non stiano 20 sulla sonda e 5 sul Chiaro, galleggiante. per avere una Perché? distribuzione perpendicolare. Perché? Perché il galleggiante più è leggero, ovvero più è sgrammato, e più salirà velocemente. Questo è il principio di Archimede, Certo. non è che me lo sono inventato io. Salirà più velocemente e soprattutto più in perpendicolare. Certo. E questo è fondamentale. Come facciamo?
Io credo che la berlina, la famosa berlina, sia l'accessorio più comodo, più pratico. Esistono degli attacchi moschettone con l'occhio della girella che hanno addirittura una pietra che sembra SIC all'interno, molto scorrevole, con cui possiamo fare a meno della perlina, quindi possiamo fare il nodino e utilizzare quell'attacco. Però provate, se non credete, la discesa con una lenza leggera, chiaramente con una lenza pesante non ce ne accorgiamo e non è un problema, ma se peschiamo con una lenza a pallini da 0,50 a 0,70 un grammo, la discesa della lenza è più lenta. Ora, più lenta è una caratteristica, non è necessariamente un problema, dovrebbe essere anche un vantaggio. Però è chiaro che lo dobbiamo dividere noi, non dobbiamo essere subordinati alla lentezza di un attacco. Quindi sicuramente il più veloce è il vecchio dischetto celluloide forato, che comunque assolve il proprio compito più che egregiamente, o le comodissime perline che vendono molte ditte, molto leggere, forate, perché il segreto qual è? La leggerezza. La leggerezza di questa perlina fa sì che praticamente sia succube del filo che scenda. Non crea nessun velo, non crea nessun attrito sull'acqua, il filo scorre dentro, la perlina è leggerissima, galleggia. E abbiamo la discesa più veloce possibile. Quindi fiocco, perlina galleggiante e piombo possibilmente unico. Unico intendo non necessariamente un'oliva intera che porta esattamente il galleggiante, ma va bene un'oliva e due o tre pallettoni attaccati, cioè cerchiamo di concentrare la sonda proprio. Facciamola più concentrata possibile. Ora, un'altra domanda. Il galleggiante deve portare la sonda o no? Ovvero, quando il piombo non tocca, che grava sul galleggiante, il galleggiante deve affondare Deve reggere o deve andare giù? o deve rimanere appena visibile sul pelo dell'acqua? Preferisco che rimanga appena visibile. Pensate, io sondo con un galleggiante con un grosso fischione sopra, un fischione da 8 mm, molto lungo, tutto rosso fuo, che mi rimane in taratura quando il piombo non tocca. Ora, la differenza che il piombo tocchi o no, qual è? È che, a mio avviso, per quelle che sono le considerazioni, è che quando io lancio a 25 metri e non tocco, perdo la percezione comunque della distanza, perché ho lanciato e non vedo il galleggiante perché sta sotto. Sta sotto perché non tocco, quindi dovrò di nuovo spostare il fiocchettino. Però vedere il galleggiante che non tocca, ovvero vedere il galleggiante tarato, con solamente il fluorescente fuori, che non tocca, però vedo la distanza, controllo Però se sa nel frattempo certo. c'è una deriva del vento, controllo se, avete visto quante volte lanciamo all'inglese il filo sotto l'azione del vento, della corrente spancia, controllo effettivamente dove sto. Non ho lanciato un sasso che poi non vedo più. Vedo il galleggiante e so che in quel punto io vedo, non tocco. Chiaramente è quello il galleggiante che tocca. Quando non tocca non lo vediamo. Dobbiamo aumentare fondo fino a che lo vediamo emergere. Certo, ti tieni comunque un riferimento visivo che in ogni caso comunque è sempre meglio che non avere nulla e quindi dover per forza avere. Mantengo Non la dico percezione. brancolare, non dico brancolare nel buio, però quantomeno ti rendi Esatto. conto e poi anche nei secondi successivi, come stai dicendo, appunto, hai, diciamo, la percezione se c'è un momento di
di deriva del vento, se sta spanciando come stavi spiegando, quindi comunque hai un minimo di anche se poche, hai delle nozioni degli input Hai un in più contatto, rispetto hai un contatto con la zona di pesca. Un visivo, esatto, se no contatto vedresti visivo. l'acqua, esatto, perfetto, perfetto. Ora, che succede? Non tocca, aumentiamo, spostiamo il fiocchetto verso il luminerlo fino a che vediamo che il galleggiante tocca. Allora, che succede? Se il galleggiante affondava quando il piombo non toccava, vedremo emergere il galleggiante. Se il galleggiante era tarato preciso, vedremo uscire la penna che deve essere rigorosamente nera, perché il nero comunque sull'acqua rispetto al fluorescente fa un contrasto netto. Vedremo la penna che esce. Attenzione a fare considerazioni del tipo: escono 20 centimetri di penna, sono appoggiato 20 centimetri. Non è proprio così, perché poi le derive della corrente, la pressione sottile e tutto quanto può far sembrare 20 centimetri quello che in realtà magari è mezzo metro, e su talune pesche potrebbe essere importante. Quindi, una volta che emerge il galleggiante, che noi tocchiamo il fondo, il consiglio che vi do è quello di togliere la metà di quello che precedentemente abbiamo dato, ovvero: non tocco, do 50 centimetri in più e vedo il galleggiante. Quindi, con 50 centimetri in più vedo il galleggiante, che faccio? Ne tolgo la metà, ne tolgo 25. Ok. Ne tolgo 25, il galleggiante si vede? Ne tolgo 12 e mezzo. 12 e mezzo, ragazzi, poi se sono 13 è la stessa cosa. Vabbè, comunque più o meno la metà. Oppure, non vedo più il galleggiante con quei 25 centimetri, ne do 12 e mezzo. Certo. Cioè, vado sempre a spostare il fiocco per in più o in meno, sempre del 50% dello spostamento precedente. Del riferimento precedente. Così, Allora, se non abbiamo azioni di corrente importanti, così riusciamo veramente a sondare con una precisione, guardate, io provatelo, decisamente notevole. Possiamo arrivare a sondare a 25-30 metri, se non c'è una fortissima corrente, possiamo arrivare a sondare con una precisione dei 3, 4, 5 centimetri, che è tantissima che roba. è tantissimo, considerando È pure la distanza. tantissimo. Massimo, facciamo una cosa, intanto che io adesso faccio vedere un attimo i messaggi, provo un attimo a uscire e rientrare, perché vedo che la connessione sta andando veramente a peggiorare in un modo, a volte veramente non si sente bene proprio per niente. Provo un attimo a riuscire. Sì, a riuscire a rientrare, così vediamo se si ripristina meglio la connessione. Intanto, leggiamo e salutiamo un po' di amici pescatori che ci stanno scrivendo. Intanto Massimo si sta ricollegando. Allora, salutiamo Alessio Bellini, Alessandro. Ecco Alessandro, ciao Alessandro, buonasera a te. Tra poco Massimo Ardenti rientra in studio. Alessandro Maceroni, tutti Alessandro. Fabrizio Cifariello, buonasera carissimo Fabrizio. Alessio Bellini che ci scrive. E poi c'è una domanda che adesso leggeremo. Per le montature all'inglese ci sono varie scuole di pensiero, tutte sicuramente idonee, ma come dicevo nella puntata precedente, a Corbara, nei Tre Campi Garafipsa, si può dare una montatura più pescando almeno molto più donne in gara. Sì, mi ricordo che avevi chiesto delle indicazioni per Corbara. Ecco Massimo Ardenti che si sta ricollegando, e quindi sì, adesso la leggeremo a Massimo Ardenti. Eccolo Massimo. Allora Massimo, nel frattempo abbiamo fatto così una e stiamo facendo un giro di saluti. C'è anche il nostro mitico maestro Luigi Di Livio, Grande Gigi. che saluta il Puntarello, Puntarello, Puntarello. Puntarello, giustamente.
E c'era un amico pescatore che, se ti ricordi, anche nella puntata precedente, ha detto sarebbe interessante per Corbara dare delle indicazioni, visto che a Corbara poi ci sono le gare FIPSAS per lui, evidentemente per la sua squadra, e chiedeva per le montature all'inglese ci sono varie scuole di pensiero. Si può dare a Corbara una montatura più pescante o almeno molto più idonea in gara? Come si può fare? Dunque, sì, Corbara per noi è diventato un po' il tempio della pesca all'inglese. Per quanto riguarda Corbara, secondo le mie esperienze, quello che ho visto, a Corbara regna la leggerezza, ovvero la lenza più leggera, se ben gestita, chiaramente, e poi ne parliamo. Funziona sempre di più di quella pesante, anche perché Corbara ha un grosso vantaggio, barra che poi diventa una costrizione. Noi peschiamo le bremme e le bremme di Corbara sono cresciute, sono pesci adesso che di media stanno tra i 6 e i 700 grammi, sono pesci importanti. E la bremme, quando cresce molto di taglia, abbandona gli strati intermedi d'acqua. Quindi l'amico ascoltatore, di cui non ho visto il nome, quindi Lo recuperiamo. non so come chiamarlo, Alberto. No, Alberto. no, chiedo scusa, aspetta. No, Maurizio Minna, perdonami. Maurizio Minna, grande Maurizio. Come Maurizio, non so se si ricorda, 10 anni fa, 12 anni fa, a Corbara le bremme erano pesci che facevano di media 180-200 grammi e si pescavano in calata. Mangiavano a mezz'acqua, mangiavano mentre la lenza scendeva. Questo è un atteggiamento molto legato a una bremme di taglia 200 grammi. Questo succedeva anche al Lago del Salto, ora sono cresciute, eppure al Salto si stanno mettendo per terra. Succedeva al Turano, se Roberto si ricorda, anni e anni fa, quando c'era il Turano, le bremme che quando erano piccoline, che facevano 150 grammi, 200 grammi, si pescavano in discesa. Poi, quando sono cresciute, si mettono per terra ed è quello che è successo a Corbara. Le lenze da calata, le rovesciatine per la pesca in calata, che fino a 5 anni fa, fino a che la taglia era 300-400 grammi, ancora in alcuni periodi, soprattutto prima della calura d'agosto a giugno, funzionavano molto, adesso sono andate quasi completamente in disuso. Perché? Che la bremme è cresciuta, mangia solamente col muso in terra e la coda per aria, cioè la bremme si mette proprio così. E fortunatamente Corbara ha un fondo, una costituzione del fondo abbastanza sgombra da pigli. Se uno trova un attacco a Corbara, beh, è sfortunato, perché il 95% dei posti gara sono puliti sotto, è un fango in alcuni casi con del breccione, ma la lenza Povera. scorre bene. Quindi che facciamo? Dobbiamo pescare in terra e spesso e volentieri, anche se non sempre, la pesca che rende di più è quella di appoggiare. Appoggiare quanto? Qui ci sono molte scuole di pensiero. Diciamo che se mangia con tutto il terminale per terra, terminale da 30 centimetri, tra i 25 e 30 centimetri. Se mangio con tutto il terminale per terra e va bene, ma se mangio, stentiamo a vedere le mangiate, non dobbiamo aver paura a dare 25-30 centimetri in più. E se non mangio, proviamo anche a dare altri 25-30 centimetri, cioè bisogna coricare la lenza in terra. Tanto la bremme ha una mangiata molto lenta, cioè, per chi conosce la mangiata del cavedano, scattante, rapida, veloce, secca, ecco, la bremme è tutto l'opposto.
La preme, vedi la toccatina, si ripoggia e poi piano piano parte. E secondo me è buona norma ritardarle, mai anticiparle, perché c'è una mangiata abbastanza difficoltosa. Gli devi Attenzione, dare il tempo, gli devi dare il è dato il tempo. Attenzione, quello che ho detto non è del tutto esatto, perché? Perché poi ci possono essere delle condizioni di pesce apatico, di una bremme che mangia poco, di una bremme un po' scorbutica da pescare, e a quel punto, se scegliamo di mettere un amo piccolino, un innesco poco voluminoso, allora a quel punto possiamo e dobbiamo soprattutto ferrare come se fossero gavetani, tirare come addannati su tutte le mosse più impercettibili del galleggiante. Ma questa pesca delle mosse impercettibili dell'amo piccolino non è mai accorbare un punto di partenza, è un punto d'arrivo, tutt'al più, se è necessario. Ma la partenza canonica accorbara è Non è con qua, certo. tutto il terminale per terra abbondante. Io la girellina, uso una girellina del 22 e, salvo situazioni di corrente particolari, io la girellina la lascio libera, senza nessun piombo attaccato. Non c'è niente, la girella è vuota e generalmente la poggio in terra. La Ah, poggio anche. in maniera decisa, la poggio in terra. E poi una piombatura composta da due, tre gruppi di piombi, ma stiamo parlando di un pallino del 10 a 30 centimetri, un altro pallino del 10 e altri 30 centimetri, Ah, proprio tranquillo. tre pallini del 10. Parliamo del nulla. Tranquilla, però Stiamo del nulla. parlando di 0,30, 0,40, 0,20. Stiamo parlando di. E Senti, secondo me, tu hai nominato le girelle, no? sì. Una specifica un po', ecco, anche sulle girelle. Tu ci puoi dire anche qualche altro consiglio su che tipo di girelle e come usarle? Ma dunque, questa è un'ottima domanda, perché? Perché tante volte con la fretta nemmeno ce ne rendiamo conto. Le girelle, il fatto che girino o no, dipende esclusivamente dalla qualità, dalla manifattura della girella stessa. Quindi stabilire qual è una girella che gira bene e una girella che gira male, la dobbiamo provare. Quando tiriamo su il terminale tutto attorcigliato, abbiamo la prova inconfutabile che non gira. Abbiamo la E prova. va bene, però la domanda interessante, perché io il consiglio che posso darvi: usate esclusivamente girelle ad occhio tondo. Il motivo? Il motivo perché la classica rolling con l'occhiello romboidale praticamente Sì. tende a strozzare il filo, perché fa un angolo che in alcuni casi è inferiore al diametro del filo, quando arriva proprio in punta all'angolo, e attenzione, si tagliano i nodi. Può Quindi succedere. tonde, 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 tonde. Tonde, tonde per tutta la vita, ci garantiscono che il nodo non ceda mai. Eh Le certo. misure, siamo tra un 20 e un 22. Vi sconsiglio le girelle micro perché faticano di più a girare. E Ah. probabilmente è la mancanza di massa e di volume proprio Sì. che gli impedisce di volare, crea un vortice d'acqua per cui non riesce ad andare a rotazione proprio. Io con la 22 mi trovo molto bene. Senti, invece Sinceramente. Massimo, ti volevo chiedere degli ami, però ci sono un paio di domande che giustamente non voglio lasciare in parcheggio per troppo tempo, perché i nostri amici pescatori giustamente sono loro i protagonisti di queste live e stiamo facendo tutto quanto per loro, quindi è giusto comunque
alternare un po' di spiegazione e un po' di lettura. Allora, dunque. Oh, questa era una domanda in realtà che si riaggancia un po' alla prima puntata. Vediamo un attimo se recupero anche chi è che l'aveva scritta. Intanto leggiamo, andiamo per ordine. Se possibile, volevo un chiarimento sul dischetto da usare come stopper del galleggiante, con Massimo accennava la scorsa puntata, appunto. Guarda, Massimo, io ti lascio rispondere a te, anche se comunque avevamo già detto alcune cose nella prima live. Tanto è velocissima la risposta, perché è un'operazione molto semplice. E allora, per intenderci, la celluloide della scatola del galleggiante, quello è perfetto, che è una scatola che non sia estremamente proprio leggera, proprio inconsistente, una scatola del galleggiante, quelle che c'hanno i negozi, e tagliamo un dischetto con le forbicine. Non è importante che sia perfettamente tondo, non serve a nulla, non ha una funzione. Facciamolo certo tondeggiante, perché evitando gli angoli evitiamo una possibilità d'appiglio. Ma appiglio a cosa? È talmente leggero, poi è forato, praticamente include un filo e quello si muove, certo, non può creare nessun problema. Quindi facciamo un dischetto di un diametro tra i 3 e i 4 mm, io direi più 4 che 3,5, e facciamogli un foro proprio con un ago caldo o una spilla, gli facciamo un foro. Se ci sono delle piccole bavature, le possiamo togliere con un giro di carta vetrata, esatto, ma non vi preoccupate. Cioè, dice, ma com'è venuto il buco? È venuto benissimo, non vi preoccupate, perché la superficie di contatto del filo su quel dischetto è talmente esigua che non vi creerà mai nessun impedimento, a meno che invece di esserci un buco ci sia una fessura. Allora a quel punto il filo potrebbe incastrarsi, ma pure che fate un buco quadrato, funziona, basta che passi, come se fosse tutto. Il vantaggio del dischetto è che è leggerissimo, quindi non crea nessuna deriva alla discesa della lenza, e poi lo fate 4 mm, quindi quello blocca tutto, non è un problema. E potreste anche fare un fiocchettino, qualora ne abbiate l'esigenza, ridotto, più piccolino, magari con un filo più sottile. Magari quando prendete il filo, generalmente si usa il filo per le legature delle canne, per fare questi fiocchetti. Lo dico sempre, se voi lo scomponete, cioè girate al contrario, vi accorgete che è composto da 3 cordoli, e voi potreste fare il fiocchettino dello stop con 2 cordoli o addirittura con un cordolo. Certo, con un cordolo è bellissimo, però dura di meno. Un fiocchetto fatto bene con 3 cordoli può durare anche una stagione intera. Certo. Non c'è problema. Però insomma, Massimo, c'è Danilo che in realtà ha fatto una domanda alla quale praticamente hai risposto prima. Come se andare bene a lunghe distanze, l'abbiamo credo. Ah, ecco, aggiungiamo per Danilo una cosa importante, che prima mi sono dimenticato di dire, ma è importantissima. Oh, perfetto. Allora, quando si sonda, un errore che vedo fare spesso è quello di lasciare l'archetto chiuso. Ah. E questo non va bene. Cioè, noi dobbiamo agevolare la discesa del piombo in verticale al galleggiante. Se noi lasciamo l'archetto chiuso, che succede? Che mentre il piombo scende ci avvicina al galleggiante, però il piombo rimarrà sempre più lontano del galleggiante e andremo a sondare in obliquo. Quindi per Danilo
un galleggiante che non abbia piombo, galleggiante da 30, dico 30 Scarico. per dire 30, può essere anche 25, non è un problema, può essere anche 20, o può essere anche uno di quei galleggianti che fanno per i lucci, quei Ah. galleggianti a sigaretta molto grossi, molto pesanti, che portano molto piombo. E quelli sono fatti interamente in poliuretano, quelli non hanno piombo, nulla, quelli salgono dritti come il polistirolo. Quindi, piombo unito è, quando lanciate e arrivare a distanza, se avete il fiocchettino che vi segna la distanza, non aprite l'archetto quando il fiocco sta sul mulinello, perché? Perché se no poi con la profondità il fiocchetto va fuori dalla canna. E invece voi dovreste sondare col fiocchetto il vostro gusto o sul mulinello o sull'innesto del pedone, non so, comunque su una parte molto, molto intuitiva e molto, molto visibile vicino a voi. Mettere il fiocchetto, volete anche mettere 1 metro fuori dalla canna, ma è problematico dopo andare a vedere se state a misura. Il fiocchetto è bene che sia visibile, quindi lanciate, non alzate l'archetto, recuperate velocemente in maniera che il piombo rimane attaccato al galleggiante. Quando arrivate sul punto voluto, alzate l'archetto di scatto e lasciate scorrere liberamente, così il piombo scende in verticale. Molto Chiaramente, se bene. avete il fiocchettino, per compensare un pochettino il discorso che poi, se avete 6 metri di profondità, chiaramente se fermate il fiocchettino su mulino e aprite l'archetto, il fiocchetto esce fuori, non dico per 6 metri, ma per 5. Quindi, avete 6 metri di profondità, recuperate velocemente, fate entrare il fiocco 4-5 giri di mulinello, e velocemente aprite l'archetto, vedrete che mentre scende il fiocchetto vi compare appena fuori dal mulinello. Molto Qualora bene. fuori muovete un pochino la canna, però l'importante è che nel frattempo il piombo sia sceso perpendicolarmente al galleggiante. Comunque per Danilo pesante, bisogna sondare pesante. Molto bene. C'è Maurizio. Maurizio ti fa un complimento. Sempre grande Massimo, spiega perfettamente ciò che succede in fase di pescata. Grande esperienza che mette sempre a disposizione di tutti. E Grazie, qua Maurizio. siamo tutti d'accordo. C'è Dino che ci saluta. Ciao Dino, buonasera. Buonasera Dino Ciao, dei Dino. Pokers Torlupara. Un salutone anche a te, Francesco. Francesco ci saluta. Oh Massimo, ma hai accennato prima la delicatezza della pasturazione, soprattutto quando si aumenta la distanza. Gioco forza, diventa tutto più complicato per la pasturazione. Ma la pasturazione vogliamo un attimo inquadrarla e cercare di capire come va gestita, con quale frequenza, intensità, con quale metodo, con quale anche tecnica, perché anche la pasturazione è un gesto tecnico, non da poco. La pasturazione è probabilmente il gesto tecnico più difficile Eh sì. sia da interpretare, perché poi, oltre che eseguirla bene in maniera precisa, È dobbiamo ragionata, è anche ragionata, interpretarla. è Quindi certo. l'interpretazione, poi Corbara è il regno dell'interpretazione della pastura, cioè Certo. lì succedono cose turche, succedono. Quindi allora, come pasturare, noi dobbiamo cercare sempre di trovare, di stabilire una relazione che sia confortata non dalle nostre idee, che sia confortata dalle abboccate. Da un Dalle riscontro catture. pratico, oggettivo. Esatto. Dobbiamo trovare una relazione tra
la pasturazione, ma non la pasturazione in generale, tra un evento e la reazione dei pesci. Noi possiamo raccogliere molti segnali. Allora, immaginate una palla grande, dura, che fa un bel rumore e poi cioè, lancio il galleggiante, blum, ci tiro questa palla sopra, grande, dura, che fa rumore. Ok? E queste sono cose abbastanza chiare da verificare. Non mangia niente. Se continuo a pasturare, non prendo niente, mi fermo. Dopo 15 minuti vedo un timido accenno e magari prendo un pesce. Allora, io ho fatto un esempio banale. Qual è la prima considerazione che dobbiamo fare? Allora, è quella di dire: è possibile che questo tonfo in testa Gli dava della persona fastidio. gli dà fastidio. Beh, Quindi certo. faccio rumore. E non catturo niente, continuo a pasturare, non catturo niente, aspetto, vedo qualcosa che magari potrebbe anche essere insufficiente per sviluppare la pescata o magari se siamo in gara. Allora a quel punto alternative, riduco la dimensione delle palle per fare meno rumore. Meloro. Oppure ammorbidisco, bagno di più la pastura sempre per fare meno rumore, oppure Riduco do, la frequenza. perfetto, do tre palle insieme Certo. e aspetto 20 minuti per poi E darne faccio altre calmare. tre, E altre faccio calmare. quattro, esatto, altre quattro. Allora, e questa è una. Poi viceversa, immaginate. Butto, sapete quante volte succede che butti la palla, blum, parte il galleggiante, fino a che non ributti la palla successiva, il galleggiante non parte più. Quindi questo è un altro indizio importante. Nel senso, il pesce viene attratto dal rumore, perché? Perché associa il rumore al fatto che si mangia, ma hanno buttato qualcosa da mangiare. È un po' come la campanella Sì. della mensa, cioè Esatto. diciamo, buttano, andiamo a mangiare. Poi altri segnali, a prescindere dalla grandezza delle palle, noi nella pastura generalmente mettiamo un carico di esche e metto un carico X di esche, parto benissimo, c'ho tantissima pesca, poi però dopo un tot tempo, che può essere un'ora, un'ora e mezza, mezz'ora, 2 ore, Cala. la pesca va a morire, va a finire, nonostante che io stia lì e butto e butto e butto. E questo è un classico esempio di saturazione. E quindi dovremmo ridurre la quantità di esche in pastura. Come potrebbe essere che appena butto la palla, vedo una mangiata, poi fino a che non butto quella successiva, non vedo niente, potrebbe essere una pastura un tantinello scarica, cioè che la palla ha potere di richiamare un pesce solamente Nei nell'immediato primi secondi successivo, e nei primi poi cala. secondi, dopodiché non c'è niente. Quindi Certo. vedete quante possibilità abbiamo di interpretare i segnali attraverso la pasturazione che facciamo e di farne tesoro. E guardate che su una pesca con pesce volubile, strano, come la bremme quando la bremme mangia quando gli fai tutto quello che lei pretende, no, che vuole, che pretende, cioè tu con la bremme rischi che
tre cose in più o tre cose in meno ti Dopo pregiudichino veramente la sbagli pescata. tutto. Non è che ti Massimo, va a ma pescare. diciamo nell'elenco, no, delle doti, delle capacità del pescatore, quella di saper leggere, interpretare e applicare la pasturazione. Da 1 a 10, quanto è importante e soprattutto anche in veste, diciamo, di CT, quante e anche di agonista, insomma, esperto da anni e anni e anni. Quanti pescatori hai visto che sono magari dei fenomeni, però quel tassello lì gli manca e No, no. vanificano Non tutto? puoi, non puoi essere un fenomeno se ti manca quel tassello. Non lo sarai mai. A mio avviso, magari sono esagerato, ma vi assicuro che lo penso. A mio avviso, l'interpretazione, cioè stabilire la giusta pasturazione su un pesce come la Brem è il 90% dell'esito della pescata. Su un pesce come il cavedano cala un pochino perché, mentre la Brem ci costringe a pescare in un certo modo, però non è un pesce estremamente scaltro, è un pesce che si stranisce. E invece il cavedano no, il cavedano noi possiamo pasturare come vogliamo, lui arriva e mangia. E il problema è che noi lo dobbiamo prendere e al contrario delle Brem col cavedano sale in cattedra una pesca decisamente più dinamica, di movimento, di trazione. Noi con la Brem parte il galleggiante e stiamo a accendere la sigaretta, io finisco di accenderla, poi prendo la canna e pesce sta lì. Col cavedano, ma anche È se sta lì con la un'arte. canna a mano, che ha inchiodato il galleggiante con lo sguardo e ferri proprio con un tempo di reazione degno di de un grandissimo centometrista, molte volte non li prendi. A Non li proposito, prendi. Massimo, a proposito di ferrata, visto che comunque c'è una certa geometria, una certa proprio struttura, la pesca all'inglese, la ferrata è un gesto che normalmente ha una certa linearità, nel senso che c'è una diretta conseguenza tra il movimento, proprio meccanicamente, dato che c'è, diciamo, come posso dire, una linea diretta, no? Con tutto l'asse fino all'amo, e quindi, diciamo, c'è una sorta di schema abbastanza logico tra quello che si fa meccanicamente fuori dall'acqua e quello che poi avviene in proiezione. Nella pesca all'inglese ci sono dei passaggi intermedi perché abbiamo una struttura, una geometria totalmente diversa da quello che normalmente o quantomeno nella maggior parte delle tecniche di pesca abbiamo. Quindi la ferrata, anche questa, secondo me, merita un approfondimento perché bisogna evidentemente, questo adesso lo lascerò dire a te, evidentemente bisogna valutare anche delle situazioni, come per esempio a che profondità stiamo, a che distanza stiamo, che tipo di situazione abbiamo impostato e quindi di conseguenza regolarci sulla ferrata. Quindi Massimo, ti lascio la parola. Sembra una cosetta da poco, ma tutto No, quello no, che abbiamo detto, assolutamente se ti sbagli la ferrata, praticamente è tutto inutile. no. Guarda, noi dobbiamo dividere in due grossi blocchi il problema della ferrata. Cioè, pesci che trattengono l'esca, e qui la cosa è abbastanza semplice. Parliamo della Brem, parliamo del Carassio, parliamo della carpa. La carpa pure che non la ferri cambia poco perché si ferra da sola. E Fa tutto lei. pesci tipo il cavedano, che sta in cima alla piramide, tipo il Gardon, tipo anche un Carassio invernale, un Carassio un po' stranito, dove siamo costretti. No, non so chi di voi ha sentito mai dire
quello ferra sul filo, cioè la ferrata sul filo, che chi la fa molto bene, quando ferra fa un rumore che uno dice, meno male che l'ha lisciato, perché se lo agganciavi avresti strappato. Invece non è così, perché chi sa ferrare sul filo deve fare un movimento violentissimo, ma è rapidissimo, che la canna fischia, va dietro alle spalle che fischia, però metto le mani per farvi capire, il filo deve avere una frustata di 20 centimetri. Deve essere un colpo secco, breve, perché se lungo strappiamo, Eh certo. arriviamo al pesce, si mette in tensione la canna, abbiamo strappato. Deve essere una punta di una frustata col filo che da questo scatto e che pianta l'amo. Tant'è che quando non perdiamo sul filo, spesso ci accorgiamo di aver preso pesce dopo 2 o 3 giri di muniero, perché il filo non è in tensione. Certo. Faccio un esempio: ci mettiamo con una corda, io e te, Valerio, ci mettiamo a 25 metri con una corda in mano. Questa corda necessariamente non è dritta, tesa, Certo, perché c'è la pancia del filo, c'è la c'è pancia, c'è il l'angolo. peso, C'è certo. l'angolo della profondità, no? Perché noi Eh abbiamo certo. tra la canna e il galleggiante il filo che sta sul piano orizzontale. Tra il galleggiante e il fondo, il filo sta sul piano verticale, quindi facciamo un angolo di 90 gradi più la pancia del filo. Quindi non c'è questa linea diretta. Assolutamente. Allora, immagina che questa corda la teniamo un po' lenta. E io devo trasmettere un segnale a te. Allora, per trasmettere un segnale, se c'ho sta corda lenta, se io vado a tirare la corda progressivamente, Gradualmente. tu il segnale lo sentirai poco prima che la corda si tende. Perché? Perché io prima dovrò azzerare un po' tutte le curve, le pance che ci stanno, perché a te, se no, tu non percepisci il movimento. Certo. Invece, immagina che io, con tutta la corda lenta, do Una un frustata. colpo violentissimo, breve, ma violentissimo su questa corda, e tu sentirai un colpo sulle mani, nonostante che la corda sta ancora per terra con tutte le sue curve. Ecco, Certo, si questo è il trasmette, senso. sì, è chiaro, è chiarissimo. Si trasmette nonostante, cioè si trasmette e la percepisci. Nonostante ci siano tutti gli elementi che attenuano, diciamo, Ma infatti si tra il dice, punto A e il punto B, diciamo. perfetto, si dice proprio ferrare sul filo, ed è giustissima come termine, e calza perfettamente, perché mentre con la ferrata profonda non ferri sul filo, ferri sul pesce, tu vai a Certo. cercare il pesce quando tiri indietro la canna. Quando ferri sul filo, tu devi dare una gran frustata sul filo che ti esce davanti alla punta della canna e trasmetterlo con quella frustata all'altro capo. Certo. È un colpo di frusta, ma non per il pesce, Come per il filo. certo. Per È questo si chiama come ferrata del filo. un'onda, è un'onda, è, diciamo, è È una un'onda. ferrata, è un'onda che si trasmette, mi verrebbe a dire un'onda gravitazionale, ma non vogliamo esagerare, diciamo che è un'onda che si trasmette, è un movimento breve, ma che va a Ma che cammina, trasmettersi al punto B, dal punto A arriva al punto B. all'interno della struttura del filo, capito? È un colpo di frusta. È un gesto tecnico, però anche molto difficile, perché la difficoltà è notevole, secondo me, perché Guarda, devi se ti poi fa avere saltare, un range piccolo. sì, ma lo fai con un.
l'ho detto, senti fischia la canna che È uno schiocco, bravo. chi non lo sa dice se lo prendevi avresti strappato sicuramente, ma Ah, certo. non è così perché poi la canna si lascia, quando la canna va indietro si lascia, non si mantiene il braccio solidale alla Certo. canna, si libera il polso e la canna va dietro per inerzia perché ormai la ferrata è avvenuta. È quella scintilla che è brevissima, ma è violentissima, con una velocità altissima, È proprio la sua. riesce a Ed è battere sul punto B. Esatto. esatto. È proprio la sua violenza che riesce a fare in modo che si annullino, diciamo, tutti i fattori che attenuano eventualmente Ma perché il filo la cosa. trasmette, perché il È filo certo. trasmette e non fa in tempo a mettersi in senso lineare, perché lo fai talmente veloce che non fa in tempo a recuperare le pance, ma il segnale passa praticamente. Massimo, abbiamo parlato di tante cose, di tanti argomenti, però abbiamo tralasciato del famoso punto B, il terminale ultimo, ossia l'amo, l'innesco. Non abbiamo parlato di questo aspetto che poi alla fine è quello che è il primo punto di contatto con il pesce ed è quello fondamentale. Guarda, la pesca all'innese si è evoluta tantissimo negli ultimi anni e grazie soprattutto a dei campi di gara dove spiccano Umbertide e anche lo stesso Ceprano. E qui c'è un discorso molto importante da aprire. Ci sono delle pesche ormai all'inglese che si fanno, come dicevamo la puntata scorsa, anche senza affondare il filo, col filo galleggiante e soprattutto, attenzione al termine, in trazione, ovvero non lasciare mai la lenza abbandonata a se stessa, essere sempre a contatto col galleggiante. Dietro il galleggiante c'è una lenza impensabile per i gavetani. C'è una lenza con i pallini vicinissimi all'amo. Una lenza che dice: ma qui il gavetano non mangia. No, no, mangia, mangia. Mangia perché? Perché se quella lenza l'abbandoni a se stessa non ci prenderai mai niente. Ma se tu quella lenza la metti in trazione sapientemente, passi dentro una fiondata di bigattino, forse il capitano è più stimolato a prendere il tuo che quelli con cui hai pasturato. Proprio perché gli dai movimento, gli dai vita e con questo tipo di trazione riesci anche, se stai facendo tutto perfettamente, a non ferrare. Cioè, c'è il cavedano, ma proprio perché sta in trazione, si attacca da solo sulla punta della canna. Senti la canna, boom, senti un gran colpo e vedi quei cavedani da un chilo e mezzo, quelli che notoriamente passano a gala e dici tanto questi non mangeranno mai, li vedi che cavano come polli, si attaccano da soli. Ma perché? Perché li costringi ad autoferrarsi, l'esca che va via, il capitano che deve predare l'esca, non deve osservare l'esca, la deve predare, come tutti i pesci quando mangia fa uno scarto laterale, quello scarto laterale, se noi abbiamo la lenza in trazione bene, lineare, il filo dritto, teso, il contatto col la lenza, spesso i più bravi fanno attaccare il pesce da solo. E questa è una Una frontiera, è praticamente una frontiera, un'autoferrata un'autoferrata. tipo Ma è feeder tipo, sì, in qualche modo, più o sì, meno dai, diciamo che per nel capirci feeder è inevitabile la cosa, no? È inevitabile per condizioni il feeder. è E certo con c'è una l'inglese zavorra lo
lo devi fare tu. E per farlo Certo. tu ci vuole tanta, tanta, tanta destrezza. Ecco, diciamo destrezza è il Quindi, termine. in questa ottica anche la lettura del pescatore corretta della corrente diventa fondamentale a questo punto. Sì, ma pensa che poi questo tipo di pesca nella maggioranza dei casi si fa sollevato dal fondo, quindi Ah. nemmeno sul fondo, solo sollevato al fondo, nei strati intermedi, può essere in superficie, può essere a mezz'acqua, può essere poco staccato. Chi pratica questa pesca generalmente ha più canne pronte per questo tipo di pesca, con al di là delle geometrie che in alcuni casi possono essere un pochino più decentrate, un pochino più equidistanti, eccetera. Però al di là delle geometrie, quello che è molto importante, con piccole variazioni di peso della lenza. Piccole variazioni di peso che poi, quando peschiamo così in trazione, ci danno la profondità in pesca. Quella più pesante scenderà un pochino di più, quella più leggera scenderà un pochino di più. Però stiamo parlando di 0,20, 0,30, 0,40, cioè parliamo di niente, in Massimo. condizioni di acqua tranquilla. Poi questo è un derivato della famosa pesca dell'impiccato, no? Per chi l'ha sentita dire, derivato della pesca dell'impiccato, che comunque quel tipo di pesca vive sulla trazione. E ha il massimo dell'efficacia proprio quando l'acqua si muove, quando l'acqua cammina, perché metti tutto in tensione, tutto dritto, e Era quello che ugualmente. Era quello a cui mi riferivo prima della corrente, nel senso di sfruttare il passaggio. C'è Stefano che salutiamo, grande Stefano, che ci sta seguendo e ci chiede appunto l'innesco come deve essere, quello appunto sulla lenza dell'impiccato. L'innesco come deve essere? Guarda, io credo che un bigatto sia importante, importantissimo. Due secondo me già non va più bene. Un bigattino categoricamente. Non sono necessari ami piccolissimi, Stefano. Queste sono pesche che si fanno anche con fili generosi. I cavedani con impiccato o le pesche in trazioni lo fai pure col filo del 10, dell'11, tranquillamente, non Certo. ci sono problemi. E allora, se c'è poca corrente o addirittura acqua ferma, il bigattino, poca corrente significa quasi nulla, eh. Il bigattino innescato al centro, appena pizzicato sotto la pelle, secondo me è di un gradino superiore come capacità di interessamento nei confronti del pesce. Se l'acqua cammina, non possiamo metterlo di traverso perché sennò ti fa elica e allora siamo costretti a metterlo o da un lato o dall'altro. Allora, perché da un lato, perché dall'altro? Se lo metti dalla parte più grossa, ovvero da quelli che noi chiamiamo gli occhietti, ma che non sono gli occhietti, la parte posteriore, quello è l'intestino praticamente. Lì che succede? L'innesco è ben coperto, è ben innescato, però con un amo molto piccolo rischiamo di chiudere un po' troppo l'aggressività dell'amo proprio perché è chiuso dal cono del bigatto. E in quel caso, se uno utilizza un amo molto piccolo per aumentare l'aggressività, la possibilità di agganciare il pesce, lo possiamo mettere sulla punta, che sarebbe la testa. Però l'innesco sulla punta rovina molto l'esca e quindi lo dobbiamo fare con molta attenzione e va cambiato, va sostituito più spesso. Con più frequenza, con più frequenza. Massimo, ma diciamo
Nel tuo percorso, no? Da ragazzo all'inizio, insomma, la pesca all'inglese quando l'hai approfondita e soprattutto come ti sei trovato agli inizi? Io, non perché moda, adesso io parlo, io ho iniziato insieme ai primi che hanno iniziato, ma perché, non perché sia stato perspicace o che, ma perché? Perché io ho visto i mondiali per nazioni nell'85, credo, a Firenze, dove per la prima volta vedemmo questa pesca all'inglese, questi inglesi con questi galleggianti strani, vinsero il mondiale, fece un grosso scalpore questo tipo di pesca, perché E beh. all'inizio nemmeno, cioè, fece scalpore, ma non perché diceva, ah, che pesca bellissima, perché molte persone attribuivano a una fatalità, a un evento quasi inesatto, no? Dice, ma questi pescano così, te pare che hanno preso i pesci, guarda che roba. E alcuni videro che invece capirono il senso di questo tipo di pesca, quindi approfondirono, e io approfondii subito, perché subito dopo questo mondiale, io prendevo non esistevano le canne all'inglese in Italia. Chi dice che nell'86 c'erano le canne all'inglese in Italia, dice una bugia. Si usavano le canne da camulena, perché poi commercialmente le canne all'inglese sono arrivate successivamente, quando c'è stata una certa richiesta di mercato, perché prima non c'erano le canne da camulena, che canne a 3 pezzi, 4 metri e mezzo, 4 metri e 20, o 3,90 m addirittura, con un fusto rigidissimo e una vetta non morbida, però che lavorava, ma erano dei tronchi che somigliavano comunque vagamente alla canna all'inglese, però con un'azione molto più autoritaria. E abbiamo iniziato con quelle, pensa che non c'erano nemmeno galleggianti all'inglese disponibili. Gli inglesi nell'85 penso che un galleggiante da 12 grammi non ce l'avevano. Loro pescavano tutti più leggeri. Ed alcuni, quando gli occorreva un galleggiante più pesante, prendevano un bulbo di un galleggiante da bolognese, lo foravano in qualche modo e ci attaccavano sta penna di pavone senza vernice, senza niente. La tagliavano, e sotto, sulla deriva del galleggiante da bolognese, che chiaramente era quella dove si attaccava la pippetta di caucciù che faceva da attacco praticamente, ci giravano il fusibile in piombo, il filo di piombo per completare la grammatura del galleggiante. Pensa un po'. Cioè, loro facevano la lenza e poi cominciavano a girare questo filo di piombo, fino a che la paura non era giusta. E i primi galleggianti noi ci mettevamo Ed i è, piumini in le tue. carbonio. E Sai? quanto. E Massimo, il tuo approccio con questa tecnica all'inglese, com'è stato? Proprio gli esordi. Gli esordi sono stato bravo a capire che non ci capivo niente. Perché Hai messo sì, subito in perché chiaro le cose. ti spiego, io sono un pescatore che nasco come Grande. pescatore di bolognese soprattutto, no? Io mi portavo l'inglese e la bolognese, mi ricordo andavo al Turano, andavo a Canterno, andavo nei posti dove si poteva pescare. Allora che facevo? Pescavo, pascuravo, però alternavo la tecnica della bolognese con lo scorrevolino, con dei scorrevolini da 3 grammi, ci si pescava, cioè le pescate erano dei guai d'autore veramente. Poi a un certo punto smettevo le pesche in bolognese, prendevo subito l'inglese, ma tanto la profondità era quella, la distanza era quella, pescavo lì, pescavo lo stesso spot alternando le due tecniche.
Un po', ok. Te la faccio breve. Le prime volte praticamente i pesci li prendevo solamente a bolognese. Con l'inglese non ci capivo, ma guarda che era difficile, perché poi non è che siamo scesi dagli inglesi e abbiamo chiesto: ma come si fa? Beh, quelli sono andati via, hanno preso l'aereo e noi Arrivederci. siamo rimasti lì con questo ricordo, questi galleggianti. Poi però vabbè, piano piano la cosa mi incuriosiva molto, qualcosa di buono l'avevo vista, soprattutto la capacità di questa pesca di eludere l'azione del vento, che per noi, soprattutto per chi pesca a bolognese, il vento è un grosso nemico. Se comincia a vedere qualche mangiata, comincia a vedere tutto sommato qualche spiraglio di luce per aggiustare, e no, poi è diventata, però ci è voluto molto tempo. Beh. Però Quindi considera che vogliamo rassicurare anche ma dimmi, poi diciamo una cosa. in cinque anni sono riuscito a mettermi a livello agonistico importante con l'inglese. Dall'85 al 90, al 90 sono entrato in club azzurro, proprio pescando all'inglese, perché si faceva a Firenze, quindi Salutiamo Andrea. grande Salutiamo Andrea, sì, e quindi vogliamo rassicurarli un po', questi pescatori che stanno magari alle prime armi, Andrea. no? No, ma adesso Che sono più sono bravi più anche bravi. perché poi, ma anche perché adesso poi possono attingere da tanti punti di informazione. Bravo, bravo. Infatti, quando tu hai detto sono ripartiti, hanno preso l'aereo e se ne sono andati, mi è venuto proprio in mente che il pescatore, diciamo, tipo di questa fase ipertecnologica, abituati ormai a dare per scontato che tutto si può trovare su YouTube e anche sul web, tanto scontato non è. Quindi diciamo che adesso chi si approccia alla pesca evidentemente ha dei vantaggi oggettivi, nel senso che si può fare un'idea consultando sul web i vari video, le varie spiegazioni, eccetera, come del resto. Ed è per questo appunto che stiamo facendo queste live tutorial di pesca. Può consultare anche sul nostro portale vice99fishing.com le spiegazioni appunto di fior fior di agonisti e personaggi illustri della pesca agonistica. E questa sera abbiamo avuto giustamente insomma una prova tangibile di quanto sia importante mettersi nelle mani di un professionista e di un agonista esperto, perché vedete poi quanti sono gli elementi che Massimo vi ha illustrato e quanti, Massimo, sono certo ancora ci sarebbe ancora da parlare, C'è parlare e un parlare. mondo, cioè. C'è un mondo, c'è un Guardate, mondo. ve ne dico una che io ve la dico in 15 secondi, ma non solamente io, ma tutti gli agonisti che fanno quello che vi dico, ci abbiamo messo anni, ma anni. Allora, avete presente quando il galleggiante all'inglese cammina? Cammina perché? Perché c'è corrente superficiale, c'è molto vento, si gonfia la pancia del filo, il galleggiante traga, comincia a camminare. Molto spesso cammina in senso contrario alla corrente, perché molto spesso la direzione del vento è contraria a quella della corrente. Specialmente se siamo in un piccolo bacino chiuso. È sempre così, vento da una parte e corrente dall'altra. Nei grandi laghi o nei fiumi può non essere così, sicuramente, però fatto sta che quando il galleggiante traga non si prende nulla. Nulla. Perché? Perché la lenza sotto è leggera, anche che fosse pesante, lavorerebbe comunque di sotto al piombo a bandiera. L'esca che cammina, che corre con un galleggiante da 20 grammi che la tira e la pancia del filo fa sì che se mangia un pesce vediamo solamente un movimento, ma non se ne attacca uno. Allora che succede? Quando arriviamo nella zona esatta dove ci aspettiamo la mangiata,
col pollice sinistro per chi imbraccia la canna con la destra, solleviamo l'archetto del 50%, facciamo un movimento del tipo, facciamo uscire un metro e mezzo, 2 metri di filo e rimettiamo la punta vicino all'acqua. Che succede? Che la pancia che fa camminare il galleggiante, e la pancia lo deve tirare questo galleggiante, il galleggiante c'ha la massa, c'ha il peso, e quindi la pancia fatica a tirare questo galleggiante, quando sente che dall'altra parte il filo non è più attaccato alla canna, ma ci sono 1 metro e mezzo, 2 metri di filo in bando, succede che questa pancia tira solamente il filo che è libero, perché è più leggero e conveniente. Che succede dall'altra parte? Il galleggiante si ferma. Si ferma, non cammina più. Sta un attimo, può durare 3 secondi, 5 Qualche secondi, secondo, qualche secondo. 7 secondi, siamo in questo ordine di tempo, tra i 3 e i 7 secondi. Il galleggiante si ferma e se lo facciamo nel punto esatto dove c'è la pastura e dove c'è il pesce intenzionato a mangiare, il galleggiante parte. Ci avremo Ecco, anche il grossi momento che dovrà. problemi, avremo grossi problemi per ferrare perché c'è tutto il filo, perché abbiamo ulteriormente aumentato la pancia, no? Certo, Quindi è ancora più difficoltoso ferrare. Però c'è però un l'hai bloccato lì, problema. Però c'è un problema. nel punto giusto, nel punto giusto. Provate a fare questo, ma quello che vi ho detto, quanto ci ho messo? 20 secondi. Noi, ma noi parlo di una generazione di pescatori olivieri. Parlo di me, parlo di tanti ottimi pescatori. Io a questo discorso ci arrivavo quando si pescava a piastra. Pensa un po' a piastra, ti parlo del 95-98, siamo giugno, ma anche prima, 93-95. Ma in 15 secondi ho detto quello che noi abbiamo sperimentato, provato, cercato di fare. In qualche modo di fermare sto galleggiante sopra roba, ci abbiamo messo una vita. Quindi ecco, Lo so. la possibilità di attingere a delle fonti che sia il pescatore di turno che cerca di mettere a disposizione le proprie esperienze, che sia una rivista di pesca, che sia un bel video su YouTube, eccetera, però È tutto prezioso, è tutto prezioso. Massimo, siamo adesso convinti in chiusura. Pensi insomma che abbiamo fatto un buon servizio per chi ama la pesca all'inglese e per chi vuole approcciarsi alla pesca all'inglese. Credi che abbiamo toccato un po' i punti salienti che abbiamo. io spero di sì, ma io poi sto sempre. Ci scusiamo con i nostri amici pescatori. Se magari abbiamo tralasciato alcuni aspetti, ma capirete la vastità, insomma, degli argomenti. Però io credo. Come del resto poi succederà anche nelle prossime live con altre tecniche di pesca, questo me lo aspetto. Io credo che se avrete fatto caso che non perdo mai molto tempo sulle geometrie delle lenze, il pallino qui, il pallino lì, perché è molto più importante entrare, secondo me, questo è il mio punto di vista, nel concetto, nel meccanismo, nel principio, nel fine del tipo di pesca che facciamo, che nel utilizzare in una fretta proprio a livello di copiatura, quando poi io gli dico facciamo la lenza spallinata così, ma poi questa lenza spallinata c'ha bisogno di un motore che è il pescatore. E il pescatore prima di guidare la lenza deve essere motore, cioè deve capire qual è l'azione che da lui è richiesta. E questa non passa attraverso le lenze, questa passa attraverso
a tutte quelle considerazioni che abbiamo fatto sulla passurazione, sulla Certo. dislocazione del piombo, sul principio perché a cosa serve il piombo lì, a cosa serve il piombo qui, sul fatto che sbracciamo 2 metri di filo quando cammina troppo l'acqua, sul fatto di sondare in un certo modo. Io la lenza la relego all'ultimo posto proprio, sinceramente. Immagino, immagino. Sarò No, 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 impopolare, no, ma ma è credo chiaro, è che sia chiaro, è così. chiaro. L'obiettivo tuo è molto chiaro. Massimo, una raccomandazione in chiusura di tutorial, una raccomandazione a chi sta per iniziare o ha iniziato da poco a pescare all'inglese. Non facciamo gli spadaccini. Io vedo che chi inizia tende a esasperare la velocità di tutti i movimenti. Il risultato è catastrofico perché il lancio fatto proprio scimmia, c'è ingarbuglia la lenza. Roviniamo l'esca appesa perché prende una gran frustata. Recuperiamo a tutto gas, tiriamo fuori un nido di passero, tutto il filo intrecciato, eccetera. Poi di corsa abbiamo la canna appoggiata, stiamo pasturando, vediamo una mossa sul galleggiante, pasturiamo velocemente, mandiamo la palla 3 metri oltre il galleggiante, facendo un danno che ci costerà 20 minuti di pesca senza prendere nulla, solamente perché abbiamo voluto cercare di prendere pesce che poi non abbiamo preso. Consiglio mio è fate le cose meglio possibile, non più in fretta, meglio possibile. Su una gara di 40 pesci, 40 pesci è un buon numero, non è elevatissimo, ma prendere 40 pesci in 3 ore, o 40 o 50 in 4 ore è un buon numero, una pescata abbastanza viva. Per prendere 40 pesci in 4 ore bastano 40 lanci fatti in maniera perfetta. È inutile che ne fate 300, perché se ne fate 300 sbagliati rischiate di non prendere 40 pesci. Quindi meglio fare le cose fatte bene Bene, bene, vanno fatte bene. e non avere fretta. È una E se pesca io... divertente, un grado di precisione elevatissimo con i riferimenti che abbiamo, con le fionde, qualora parliamo di pesca con pasturazione, con le fionde tarate, tagliate gli elastici, fate gli elastici di misure diverse in maniera che quando provate una fionda con una palla fatta in una certa dimensione, se le fate tutte uguali le palle, quel tipo di fionda le fa accadere tutte lì. Quindi cercate di ottimizzare tutto quello che si può ottimizzare per essere più precisi. Poi. E se io vado al negozio di pesca e devo comprarmi praticamente l'attrezzatura, parto da zero, dove assolutamente, secondo Massimo Ardenti, non devo andare al risparmio? Ma qui ci sono tante scuole di pensiero. La tua, dici la tua. La mia, ma io. Allora, io non sono un cultore del mulinello, ci sono dei mulinelli, non voglio far nome d'aziende che sono veramente gioielli e costano quasi come gioielli. Quindi, però, al di là dei costi. Per me il mulinello è un raccoglitore di filo, sarò impopolare, ma a me basta che mi consenti di lanciare, che recupera con un macroviglio al filo. Io sto a posto. Sto molto più pignolo sulla canna. Io adoro le canne ad azione un pochino più parabolica, perché spesso devo utilizzare lenze, adesso un po' meno con le bremme, le lenze sono abbastanza banali. Ma prima se lanciavano lenze con 20-25 pallini aperti in 2 metri e mezzo, cioè lanciavi in aria delle cose, magari a distanza pure lunga, e se avevi una canna troppo spigolosa, troppo secca come proiezione,
rischiavi di, cioè, quando lanci con la canna all'inglese devi poter contare i pallini in acqua che sono ben distesi, eccetera. E poi una cosa dove sono pignolissimo è il galleggiante. Il galleggiante deve essere un galleggiante che vada bene. Vada bene Certo. significa che deve andare dritto quando lo lanciavo. Lo lanciamo, non deve prendere derive causate dal vento o addirittura causate da un movimento particolare che uno fa con la canna e vedi i galleggianti che a un certo punto cambiano traiettoria. Alcune volte è dovuto alla piombatura messa in maniera così casuale, ma molte volte è proprio il galleggiante, quando fanno così quando hanno la penna troppo pesante, la parte retro troppo pesante. Delle antenne ben visibili. Io sul galleggiante voglio tutto il corredo delle antenne. Io devo poter cambiare dimensione, ovvero il diametro, lunghezza dell'antenna e colore. Perché? Perché vedere bene un galleggiante con un'antenna appropriata Diventa fondamentale. ci dà una grossa mano sull'azione di pesca. Certo. C'è Alessandro Natalizia che ci saluta Ciao Alessandro. e mi fa piacere. Alessandro, un saluto, eccolo qua, anche se non si vede il nickname, sono riuscito a recuperarlo e poi ci sono tanti altri. Alessandro è il non so se è il proprietario o chi, È il gestore ma della Gola Comanzolini. delle Colago Mandolini, che ci sono Sì, stati un bellissimo lago. salutiamo il Manzolini con piacere. Ciao Una Alessandro. stupenda struttura alle porte di Roma per chi sta seguendo la live poi da tutta Italia, ovviamente una location veramente molto molto bella. Alessandro, anche, anzi, spero di venirti a trovare presto. Ci sono tanti messaggi, Massimo. Te li sintetizzo, ti fanno tutti i complimenti, i saluti e quindi ti sintetizzo io a nome di tutti e ti posso assicurare che, ecco, appunto, hanno gradito molto 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 tutte le tue spiegazioni come era prevedibile. Massimo, noi siamo in chiusura. Credo che abbiamo aggiungo con un po' di fatica, senso buono, cercato di sintetizzare un po' tutto quanto. Beh, direi che alla fine missione compiuta. Abbiamo fatto due puntate veramente dense, piene di consigli di Massimo Ardenti. Massimo, ricordiamo ai nostri amici pescatori in chiusura che quello che state vedendo poi rimarrà a disposizione vostra su una pagina specifica all'interno del sito beach99fishing.com. Ebbene sì, perché avrete nella sezione dei tutorial di pesca tutti gli angler che sono stati miei ospiti. Quindi, come potete trovare già in questo momento, Gino Soffritti, Roberto Ripamonti, adesso vedrete Massimo Ardenti. In questo momento c'è già il podcast della prima live, ma da domani mattina ci sarà anche questa qui in podcast e a seguire avremo altri ospiti, uno su tutti, il nostro Ferruccio Gabba, insomma, che ci allieterà anche lui in questa avventura intrapresa per il tutorial di pesca. Parleremo anche di Ruba Siena, ma anche di altre tecniche, quindi veramente rimanete sintonizzati su Vice99 Fishing. Massimo, una cosa importantissima: pollice in su, ragazzi, iscrivetevi perché tutto quello che stiamo proponendo, facendo e comunicando è a vostra disposizione. Ma se non vi iscrivete al canale, semplicemente perdete tutti gli aggiornamenti. Bravo, Massimo, bravo. Mettete tutti like sia sul canale YouTube che sui nostri social network, così avete tutti gli aggiornamenti e non perdete nulla di quello che noi proponiamo e facciamo. Sempre a disposizione per voi per la pesca in mare ed acque interne, pesca agonistica sportiva. Massimo, io ti ringrazio. Noi ci sentiamo sicuramente per altre iniziative, altre
Così contenuti, altri argomenti su Vice 99 Fishing. Come sempre, sei stato molto gentile. Ti lascio la parola per i saluti finali. Grazie a te Valerio e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Spero di poter essere stato utile con qualche nemmeno consiglio, ve l'ho detto, io vi dico come faccio io, poi magari qualcuno si Punto di trova vista, giovamente. È un punto di punto di vista, vista. punto La di pesca vista. è un punto di vista, l'importante è Certo, catturare. Spesso ci certo. arriva allo stesso obiettivo, ci arriva in modo completamente diverso l'uno dagli altri, ma l'importante è raggiungere l'obiettivo. Andate a pesca, Bene, andate a pesca, andate a pesca. bene. Oh, benissimo, bravo Massimo, bravo Massimo. Grazie, un salutone e buona serata. Ciao Massimo. Ciao Valerio, ciao a tutti. Grazie, 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 grazie. Allora, ringraziamolo Massimo Ardenti che è stato con noi in queste due live su Vice 99 Fishing, tutorial di pesca, questo format che vuole approfondire tutte le tecniche di pesca in mare ed acque interne con i VIP angler, i personaggi più famosi del panorama nazionale ed internazionale, tutto quanto a disposizione per voi, per poi avere una sorta di enciclopedia consultabile sul nostro sito web per fare in modo, insomma, che anche chi si approccia per la prima volta alla pesca possa avere dei consigli utili dati da persone veramente super esperte. Questa sera il CT della Nazionale Colpo, categoria veterani, nonché testimonial Colmic e vero e proprio punto di riferimento nel panorama della pesca al colpo in Italia, è stato totalmente a vostra disposizione. Proseguiremo su questo percorso con grande entusiasmo. Quello che abbiamo fatto fino adesso è andato benissimo. Non lo dico io, lo dicono i nostri vicetti, i nostri follower che veramente hanno veramente gradito questo percorso, questo format tutorial di pesca in esclusiva su Vice 99 Fishing. Bene, direi che con questo è veramente tutto. Io ringrazio tutti quelli che hanno commentato, partecipato, interagito con noi. Vi auguro una buona serata. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti dal Vice. Ciao.